Thank you.
Speravo tanto che non saresti tornato. Cos'è successo al campione dell'arena? Avete perso il vostro intrattenimento. No! Impossibile! Credo che ora il tuo re mi riceverà. Io non te lo posso impedire. Tu puzzi di vivo, cavaliere, di anime reclamate da tempo. Tu non sei il benvenuto qui. Peccato, l'atmosfera cominciava a piacermi. Allora non sei rimasto qui abbastanza. Miliardi di anime affollano il mio regno. L'intera umanità è pronta a reclamare vendetta. Ma vedo che questa musica ti suona già familiare, non è vero? Cosa vorresti da me, cavaliere? Mostrami la via per il pozzo delle anime. Cosa stai cercando qui? Il potere sulla vita e sulla morte? O magari speri nella soluzione, fratricida? Mi chiedevo dove fossero finite le anime dei tuoi fratelli, visto che non sono mai passate dal mio regno. Al tuo regno non servono altri sudditi. Vero. Eppure devo affrontare questa marmaglia senza i signori al mio servizio. Non è un problema mio. Fai in modo che lo diventi, e io esaudirò la tua richiesta. Trova i miei tre signori dei morti e svegliali dal loro sonno. Questo li piegherà al tuo volere. Riportami i signori che possano condividere il mio fardello. Non deludermi, cavaliere, o non tornerai mai più al trono eterno e perderai tuo fratello per sempre. Che cosa sai di mio fratello? Il settimo sigillo non venne spezzato. Lui sì. La sua anima passò attraverso questo regno in agonia. Ora si sta raffreddando nell'abisso, circondata dal vuoto e dal silenzio. Presto, l'arso consiglio se ne libererà. Con il tuo aiuto, il consiglio verrà smentito. Devi ancora spiegarmi come arrivare al pozzo. Mi sono stancato di queste deviazioni. Se vuoi delle risposte, perché non vieni a prenderle? Su questa via non servi l'equilibrio. E per questo motivo ti viene negato il potere legittimo. Finché non lo otterrai, non sarai degno di me. Mi perdonerai, signore, se non mi inchino. Perché i tuoi signori hanno abbandonato il trono eterno? Sono in cerca di ciò che non possono avere. Qualcosa che va al di là della morte e della vita. L'oblio. I codardi sostenevano che si stesse già diffondendo e stesse erodendo i confini del nostro regno. Li punii e fuggirono verso le loro ridicole roccaforti. Tu parli della corruzione. Chiamala come vuoi. Non è una minaccia per il Signore dei Morti. Giudichiamo i caduti sin dal principio dei tempi. Nessun potere si può opporre a questo. Non deludermi, cavaliere, o non tornerai mai più al trono eterno.